Le Dutori Gemelle, via Montello e via Oberta. Adesso sto andando alla messa nel Tempio Santo, che ancora c'è seponda, ancora le Marche è verdi, una regione verde, che non c'è tanti casi, ci sono i casi, però ce n'è pochi ancora. Non è rossa la regione come le altre regioni dell'Alta Italia e anche della Bassa Italia. Qui è verde ancora. Quindi finché si può approfittamone andare alla messa. Cioè dobbiamo approfittare. Vedi? Allora, le ultime notizie è che ho preso appuntamento dal fotografo per farmi installare l'applicazione del drone, quello che mi ha fatto Titti, e quindi mi ha detto che me la installa venerdì. Beati che c'ha un occhio per venerdì, però prima non c'ha tempo. No, mi sa, me se magna, me vuole magna col ca. Allora, quindi ecco qui. Poi devo dire che le ultime notizie, zia Ruota Puretta c'ha la febbre alta, non si sa se ha preso il virus, mi auguro di no. E zia Mimmi non si può andare a trovare più proprio per sempre, e non te la fa ne vedere manco su WhatsApp. Le case di riposo proprio sono sigillate, sono diventati prigioni dell'ergastolo. Fino a che non muori, ormai i parenti non possono andare più a trovare nessuno, se un fratello, una madre, un padre, niente, zero, è finito lì. Tutti anziani moriranno di crepacuore, di dispiacere per la malinconia dei propri cari. Pensa un po' che schifo di realtà, che mascello di generazione. Chi merotene, oh, merotene. Chi è? Pensavo che mi si fermava. Era un po' l'albero di Natale, oh. Già l'albero di Natale là. E na miseria, già è Natale, Non piove, non nevica, non fa niente. Un Natale estivo, un Natale che andiamo al mare. Se non ci fosse l'irrorazione chimica, c'era il sole pieno. Al giorno è caldo, 25 gradi fa. Alla notte che freddo. Adè invece stasera non è proprio così freddo. Se sta bene, c'ho il giacchettino fino io. La maglietta corta porto. Questo gira. Questo gira, viene su tutto. Pampuede, no. Adesso ti faccio vedere il panorama da quassù, e non ho preso il portafoglio, i spicci, perché li dovevo dare all'offertorio e invece non l'ho preso, purtroppo. Allora, riguardo al drone, e appena ci avrò la busta paga, appena riceverò la busta paga, ora un po' un cotechino. Leccarino quel cotechino. Leccarino. Ecco, quindi ti dicevo, appena ci avrò la busta paga, e per rispetto di Giuseppe, me prenderò il drone, quello vecchio, il modello vecchio, quello che mi ha mandato Giuseppe. Quindi Giuseppe, non ti preoccupare, che me lo ricomprerò per rispetto tuo, solamente, perché per gli altri a me non mi può fregare meno. Per chi è che mi hanno detto male, che ci hanno da discorre, invidiosi, non mi frega niente. Però per rispetto di Giuseppe lo fo. Quindi io adesso devo prendere priorità, no? Alle spese familiari, così. Dopo se mi pagheranno, cioè se sarò pagato in tutto, adesso è questione di poco tempo.
questione di poco tempo. E quindi niente, guarda un po', la casa dei due vecchietti che hanno abitato tanti anni qui, e marito e moglie, e ci avevano una gattara qua, ci avevano un sacco di gatti, ci avranno avuto 100 gatti qui intorno. Dopo l'hanno restaurata, ci hanno fatto tipo una cantinetta, chi dopo però era una coppia, marito e moglie, hanno fatto in tempo a sposarsi che già si è divorziati, tanto ormai i matrimoni non tienene più perché si sposano per tradizione, oppure uno non è devoto, non c'ha fede in Dio, un altro ce l'ha, quindi ambedue non stanno uniti in Dio, uno sta unito, un altro no, e dopo due piedi e non stanno nell'unica staffa, ma stanno uno in una staffa e un altro in un'altra, quindi uno per Satana, un altro per Dio, e non va bene, non va avanti le faccende, i rapporti. Guarda, una ciambellina di plastica. Bisogna stare tutti e due uniti in Dio, nel Padre Eterno, tutti e due fondati sulla roccia. La relazione si deve fondare sulla roccia. La roccia è forte, nessuno la può buttare giù. Quindi se la relazione è fondata sulla roccia, è a posto, è solida, non si sfascia. Ma se uno è per il demonio, una, quell'altro è per Gesù, noi la fanno a sta bene insieme. Finché c'è il sesso, se va d'accordo col sesso, se sta insieme. Quando non si va d'accordo più col sesso, ci si lascia. Usciva le coppie, se non c'hanno a Gesù tutti e due, né col cuore. Cosa vuoi fare? Qui in testa strettoia ci passavo io col ciao a presa diretta quando ero piccolo. Negli anni 80, chi? Sarò andato a 60 all'ora, chi? Testa strettoia, chi? Guarda, a 60 all'ora ante quello il cornicchio lì. Quanto mi piaceva sal motorì. Mi sentivo proprio libero col motorì, il trattorino. Io lo chiamavo il trattorino a presa diretta. Allora, adesso 21, faccio in tempo a andare dietro le mura, va? Mi faccio un giro dietro le mura, guarda, vado al contrario di quello che potevo venire giù. Invece ci vado al contrario, vado su anziché venire giù. Questa è una strada che ci abita una signora che mi voleva tanto bene, e adesso è molto anziana e mi sembra surreale che si è invecchiata così. Mi pare strano, guarda, pure mia madre, mio padre, tutti invecchiati, i genitori tutti vecchi, è invecchiati, pure noi ci invecchiamo però, mica solo loro. Babbo, gli ho detto, nammi seba quanto te sei invecchiato, mi ha detto, testa di cazzo, non mi sono invecchiato solo io, ma pure te invecchi, te sei invecchiato, guardate lì, sei diventato pelato, mi ha detto, infatti è vero, quello è vero, ci invecchiamo tutti, pure è morti tutti qui, tessa casa, l'ultima che è morta, Alinede, le sorelle del zio Alberto, buonanima, tutti morti, pensa, tutti morti, e qua, e il garage è aperto, e il garage del zio Alberto, buonanima, è aperto, buonanima, sei aperto, ah no, c'è il lucchetto, guarda che sfascio qui dentro, tutto abbandonato, era perfetto qui dentro, guarda, tutta sta roba, mica se l'hanno portata nell'aldilà tutti sti ciaffi, guarda che roba, è rimasta tutta qui sulla terra sta roba qui, su materiale, è morti tutti, mio zio è morto, zio è stato abitato con zia Ruota qui per tanto tempo, questa casetta qui, l'infisso l'ha messo zio Alberto, vedi, zia Ruota con zio Alberto, nei tempi d'oro, negli anni 70, 80 e 90, stavi lì, per quella casa lì, piccolina, però c'era tutto, con mia cugina Chica, e dopo si è trasferiti giù sotto all'ospedale del Castello. Pensa un po' com'è cambiate le situazioni, e zio Rigo è morto per primo, dopo quell'altra zia e poi quell'altra zia ancora, e morti tutti, zio Alberto nel 91, è morti tutti la famiglia Petromilli. Pensa un po', tutti nell'altro mondo, pensa tu, è quello che ci aspetta pure a noi ci aspetta andare nell'altro mondo,
anche a te che mi stai a guardare, la vita è corta, passa in un attimo. Se c'è un sogno, concretizzalo, il sogno, materializzalo, unisciti con quel sogno, concretizzalo, mettilo in luce, il sogno. Non aspettare che passa il tempo inesorabile fino al baratro. E dopo, quando sei al baratro, non la fai più, a concretizzare il sogno che pensavi da concretizzare in questa vita. Perché dopo la roba materiale la lasciamo tutta qui. Visto che casino dentro quel garage. È tutti morti, Nessuno più può sistemare quel garage. La roba non se l'hanno portata nell'aldilà. Hanno mucchiato, accumulato gli accumuli materiali. Non serve né niente. Tutto svanisce come fumo, come svanisce la cera, come se fonde la cera ante una candela. Tutto svanisce. È un'illusione il materialismo. Guarda, l'ex convento dei Benedettini trasformato in scuola da ormai 50 anni. Guarda un po', c'è le luci dentro il suo convento. L'ex convento. Visto quello, ha detto Montesi. Quindi passa in un attimo sta vita, sfugge. Sono arrivato quasi a 43 anni e mi è sfuggita la vita. Mi è sfuggita proprio. Guarda, tutto il materialismo, guarda, l'Audi TT. L'Audi TT pare chissà uno cosa c'ha, no? L'Audi TT. Basta un incidentino, muore a posto, finito, se la sbatte. Non se la porta nell'aldilà. Tutte le cose materiali che ci avemo non ce le portiamo nell'aldilà. Allora, mi è stato fatto il drone con la gentilezza e con l'affetto de Titti, no? Mi è stato fatto il drone da Titti, che io non l'ho messo nella lista Amazon, perché io per rispetto di tutti non l'ho messo più nella lista Amazon, perché l'ho perso, cavoli mia, problema mio. Allora Titti, col cuore, me l'ha fatto un altro. Se a me mi capita un incidente nell'arco di domani, dopo domani, stasera, moro, non ci fa più, non ci fa più niente. E questo vale per tutte le cose materiali. Tutto quello che stiamo a fare in questa vita svanirà, finirà, andrà allo sfascio. Oppure quello che rimane di buono va a finire ai nostri figli, se ci abbiamo i figli. Ma se non abbiamo fatti i figli, che senso ci ha avuto questa vita? Che senso ci ha avuto? Che senso c'ha a non fare i figli questa terra? C'ha senso averci un ca? Sì, c'ha senso, te tieni compagnia, il cane non te tradisce, le solite cose. Vabbè, te vuole bene, te sta sempre vicino, Però il cane dopo muore, non te fai figli, non te genera altre generazioni, la tua stirpe non va avanti, finisce tutto, finisce nel nulla tutto. Invece se fai un figlio, va avanti il tuo cognome. Va avanti la tua famiglia, si ingrandisce, si amplia. Quindi la stessa cosa fa del bene. Creiamo del bene, così ce lo portiamo nell'aldilà sto bene. Perché nell'aldilà, non nell'aldiquà, ci rimane solamente l'amore e il bene che abbiamo creato qui su sta terra. Ci possiamo portare nell'aldilà solo l'amore che abbiamo coltivato qui sulla terra. Verrà e ci sarà la semina in cielo. Verrà seminato in cielo. Quindi ricordamocelo. Tutto quello che noi creiamo in questa vita, del materiale, rimane qui per i nostri figli. Perché il materiale serve per sopravvivere, serve per campare. Ma tutto quello che famo, se è solo materiale, rimane tutto qui. Non ce famo niente. Rimane solo per i nostri figli. Lo lasciamo in eredità. Ma dopo, quello che rimane de noi è solo il bene, solo l'amore fatto. Se noi non costruiamo l'amore, non seminiamo l'amore, dopo non raccoglieremo amore dall'aldilà, daremo all'inferno per sempre, dove c'è pianto e stridore di denti per l'eternità senza fine. Quindi pensiamoci a sta faccenda qui. Allora cerchiamo in tutti i modi possibili da orientarci per creare bene, amore e concretizzare i sogni. Se abbiamo un sogno, concretizziamolo, mettiamolo in luce, mettiamolo in pratica, materializziamolo,
Come famo a materializzarlo? Mettendolo in luce, facendolo, condividendolo, condivisione, la condivisione. Condividiamo, le cose belle. Ecco qua. Ecco, adesso sono quasi arrivato. Guarda un po' dove sono passato. Ecco, mi manca 3 minuti. 3 minuti per il lancio, per il lancio. Il lancio è la ricarica, l'energia vitale che mi dona, che ci dona a tutti il nutrimento di Gesù, perché Gesù è l'unica nostra salvezza, l'unica nostra speranza e certezza di vita eterna. Pensa un po', Gesù, unico e sommo bene per noi. Pensa che bello, Gesù. Andiamo a nutrirci di Gesù, che è l'unica nostra salvezza e verità e felicità e gioia. Guarda, Tempio Collegiata. Guarda che roba. Che campanile alto. Ecco, adesso mi metto la mascherina e poi partecipo all'Eucarestia e dopo vado a casa ricaricato. Mi ricarico le batterie. Ecco, eccola qui. Chi è quello? A posto?